Intanto dal Comitato Nazionale sono felice di festeggiare a Torino e in un'istituzione pubblica, che è diciamo, uno dei vertici della scuola pubblica storicamente nata nell'Ottocento, i Conviti Nazionali, le celebrazioni per l'anniversario della fondazione dell'Unità d'Italia, la fondazione del Regno d'Italia. Sono date che si erano un po' perse. Sono date importanti, sono date che vanno ricordate perché c'è un grande desiderio di conoscenza della storia, soprattutto da parte dei giovani, e poche occasioni per incontrare questa storia. Insomma, è uno dei motivi per cui col presidente Ciampi si avviò il progetto di memoria storica insieme con quello di dignità delle istituzioni e anche, voglio dire, anche didascalico, di spiegare da una parte cosa fanno le istituzioni e dall'altro di ricostruire un bagaglio, un capitale di informazioni sul nostro passato e ci fu l'idea di appassionarsi al dettaglio. E l'idea che la storia del Risorgimento era una storia ancora moderna, anche perché era stata fatta da giovani, pieni di passione, pieni di amore per la letteratura, la poesia, la storia anche del passato, e non a caso è nell'Ottocento che si ricostruisce la memoria storica sui secoli del Medioevo. Diciamo che l'idea è stata quella non di inventare qualcosa. Cioè, il presidente Ciampi ha sempre avuto l'impressione di non inventare nulla, ma di dare delle occasioni di espressione ai cittadini che avevano bisogno di ritrovarsi ogni tanto con le istituzioni sui valori comuni. E quindi non è stata una creatio ex nihilo, una creazione di qualcosa che non c'era, ma è stato un dare l'occasione per esprimere qualcosa che nel profondo c'era. L'identità nazionale italiana è molto forte, è molto legata a fattori culturali, è più debole la fiducia nelle istituzioni, proprio laddove questo segnala una frustrazione, cioè un'identità molto forte che poi trova difficoltà a esprimersi nel rapporto con le istituzioni. Questo è stato un po' il tentativo, il presidente Ciampi ha tentato di colmare questa forchetta, questa divergenza. Beh, bisogna ripartire a cucire questo filo della memoria. La memoria è fatta di dettagli, di singoli eventi, di singoli personaggi. E forse cioè, il bello è proprio quello, di andare a cercare le singole biografie, i singoli percorsi individuali, con lo spirito però che ci fu un momento in cui si desiderò fortemente costruire la comunità nazionale. Questa comunità nazionale che esiste ancora e che rappresenta un capitale, un bisogno ancora più necessario in un momento di grandissima crisi dei meccanismi che tengono insieme il mondo sviluppato, dall'economia ai problemi sociali. La scuola, con la, diciamo, sospensione della leva obbligatoria, è rimasta l'unica grande istituzione di integrazione sociale che ha a disposizione la Repubblica. La scuola è naturalmente pubblica nel modello sociale europeo, anche laddove ci sono anche scuole private, ma operano sulla base di un obiettivo di natura pubblica. La scuola è l'unico strumento che abbiamo per integrare gli immigrati, per farli partecipare sempre di più alla cittadinanza e per i nostri giovani per non provocare un calo di consapevolezza sul capitale sociale accumulato dalle generazioni. Quindi tenere in vita, fare una buona manutenzione della scuola italiana forse è la cosa più importante, se non l'unica che vale la pena davvero fare. Poi noi si sa, abbiamo ancora dei problemi di numeri, cioè in un paese dove il 48% della popolazione ha soltanto la prima elementare, è un paese che ha ancora bisogno della scuola. Per un impegno proprio sociale sulla qualità della vita, la qualità della conoscenza diffusa. È anche un fatto economico. La società Dante Alighieri, diciamo, compie quest'anno 120 anni e in 120 anni diciamo che grosso modo ha insegnato la lingua italiana a circa 20 milioni di persone. E quindi insomma ha fatto un sacco di lavoro, ha 532 sedi
di cui 100 in Italia, quindi 430 nel mondo, ma non è più legata soltanto alla nostra emigrazione. Cioè, indubbiamente è uno strumento di vita delle comunità italiane all'estero, ma aggrega sempre di più tantissimi amanti della cultura italiana che sono francesi, tedeschi, argentini, cinesi. E tra l'altro, voglio dire, la certificazione della lingua, che è un prodotto che serve sempre di più a chi vuole lavorare nell'università, nella finanza, non soltanto, diciamo, agli figli di immigrati o agli immigrati di terza o quarta generazione. Per esempio, il 30% della richiesta di certificati ci arriva dalla Cina. Ma io non lo so, diciamo, mi imbarazza di fare un augurio io, se non come italiano, e quindi, diciamo, si sente un pochino la mancanza di un gesto comunitario, non lo so, accendere una candela, fare un brindisi con un bicchiere di sfumante, oppure salutare almeno una persona che non si conosce uscendo di casa o entrando in metropolitana. Secondo me, ecco, l'augurio sarebbe quello che il 17 marzo, come il 2 giugno, ci impegnassimo a salutare almeno 5 o 10 persone che non conosciamo.